Carabinieri di Acireale in azione, una coppia catanese in manette. Lo scorso 19 marzo ha rapinato l'incasso del supermercato Deco a Capomulini. Si parla dell'IPAB Oasi Cristo Re, della paventata chiusura degli uffici INPS ad Acireale nel Consiglio Comunale di Aci Catena. L'associazione Amici delle Missioni di Acireale al rientro dalla Guinea-Bissau fa un bilancio dell'attività svolta. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo di sanità, partecipando al premio Biagio Andò. Il presidente della regione Musumeci riaccende le speranze dei giarresi in materia di sanità. Ma parleremo anche di rifiuti. Cambiare il sito di trasferenza dei rifiuti per le frazioni a mare di Acireale, una necessità avvertita da molti residenti di Santa Tecla che il consigliere comunale Lorenzo Leotta ha girato per competenza al commissario straordinario del comune di Acireale. Per quanto riguarda la cultura, poi l'associazione culturale Vie Traverse racconta il carcere minorile con parole e immagini. Il prossimo sabato nella sala Pinella Musumeci alla Villa Belvedere di Acireale, interessante appuntamento. Parleremo anche di questo all'interno del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Due arresti, dicevamo, operati dai carabinieri di Acireale, in manette una coppia catanese che lo scorso 19 marzo aveva rapinato l'incasso del supermercato Deco a Capomulini. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale hanno dato un nome e un volto a una coppia di cui non sono state fornite le generalità: 37 anni lui, già noto alle forze dell'ordine, 57 anni lei, entrambi di origine catanese, riconosciuti quale autore del colpo compiuto lo scorso 19 marzo ai danni del supermercato Deco di Capomulini. In tale occasione un uomo, indossando una divisa da cuoco, si materializzò alle casse e sotto la minaccia di un coltello si fece consegnare 400 euro. La donna nel frattempo attendeva all'esterno per poi così fuggire in auto con il complice facendo perdere le tracce. I militari dell'arma si mettevano al lavoro e quindi con l'ausilio pure delle immagini dei sistemi di videosorveglianza disponibili, oltre quello del supermercato anche quelli di altri esercizi commerciali della zona, erano in grado di individuare la coppia quale responsabile dell'azione. Le conclusioni investigative sono state ritenute adesso valide dalla procura di Catania che in tal modo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti, in quanto accusati di rapina aggravata in concorso. L'attività di indagine ha permesso inoltre di fare luce su un altro episodio avvenuto nel capoluogo, precisamente in piazza San Domenico, nel maggio dello scorso anno, quando ad un passante vennero sottratti portafogli e cellulare. Il presunto rapinatore è ritenuto perciò essere l'autore pure di quest'altro colpo. La donna, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata assegnata ai domiciliari, mentre l'uomo invece è trasferito nella casa circondariale di Piazza Lanza. Nel nuovo piano regionale che presenteremo nel maggio prossimo al Ministero della Salute prevediamo la restituzione del pronto soccorso all'ospedale di Giarre e le strutture annesse, la chirurgia e la medicina. Lo ha detto questa mattina il presidente della regione Nello Musumeci che partecipando al premio Biagio Andò riaccende in buona sostanza le speranze mai sopite dei giarresi in materia di sanità. Speriamo che il Ministero, ha rimarcato il Governatore, non faccia osservazioni che possano pregiudicare questo nostro intendimento. Era un impegno che avevamo assunto prima delle elezioni e come sempre gli impegni si mantengono, ha detto Musumeci. Pertanto la volontà del Governo regionale è quella di restituire l'ospedale di Giarre alla sua struttura originaria, quella che fino a qualche anno fa conservava prima di essere preda di una spoliazione assolutamente ingiustificata e ingiustificabile, ha aggiunto Nello Musumeci. E adesso ci spostiamo invece nella vicina Aci Catena, lavori consiliari. Ieri l'altro tra i temi dibattuti si è parlato della
paventata chiusura degli uffici INPS di Acireale e della questione sempre aperta, eterna purtroppo, dell'IPAB Oasi Cristo Re. La questione IPAB Oasi Cristo Re, come annunciato, è stata dibattuta in consiglio ad Aci Catena grazie alla mozione di Giuseppe Aleo, che ha sollevato una problematica che si trascina da anni senza che si intraveda una soluzione. Il civico consesso Catenoto, presidente Sapuppo in testa, ha dato indirizzo all'amministrazione Oliveri di impegnarsi presso il governo regionale per una soluzione. Il consigliere Davide Quattrocchi, nell'occasione, richiamandosi ai lavoratori, ha parlato di eroi moderni che lavorano senza stipendio da anni nel settore dell'assistenza con abnegazione e professionalità. Il consiglio, come anticipato ieri, ha approvato il regolamento per la disciplina del conferimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, registrando un importante passo in avanti nella prossima istituzione della consulta giovanile. È stata data infatti notizia della presentazione di alcuni emendamenti che passeranno al vaglio degli uffici per i pareri tecnici, quindi dalle commissioni, per poi approdare in consiglio. Altra questione di primo piano, la paventata chiusura degli uffici INPS di Acireale, una mozione, un allarme lanciato le scorse settimane sempre dal consigliere Aleo e sul quale il consiglio, unanime, ha impegnato l'amministrazione a trovare una concertazione con l'INPS, così da scongiurare la chiusura degli uffici accesi e il conseguente spostamento a Giarre. Altra mozione dibattuta infine è la questione relativa al decreto regionale che introduce dei divieti per i panificatori assai penalizzanti. Il Consiglio ha invitato l'amministrazione Oliveri, che sull'argomento ha già lavorato tanto con l'assessore alle attività produttive Flavia Fortino, a manifestare al governo regionale la sua contrarietà sulla norma, auspicando che il governo Musumeci faccia un passo indietro, chiesto a gran voce da tutti i panificatori. Si tratta di una norma, è stato precisato dai banchi dell'opposizione, che lascia seri dubbi anzitutto tecnici in tema di libera concorrenza, ma che lascia ancora più basiti sul piano politico, laddove si faccia presente che si tratta di uno dei primi provvedimenti del nuovo governo che non fa altro che peggiorare un precedente provvedimento già criticabile dal governo Crocetta. E sempre ad Aci Catena, lunedì prossimo, 23 aprile, a causa del distacco di energia elettrica alle pompe del Pozzo Torrisi, dalle 8:30 alle 17:30 potrebbero verificarsi disservizi idrici in tutto il centro storico e nelle zone di via Vittorio Emanuele Alta, zona Santa Lucia, Cubisia, via Rifiano, via Scale Sant'Antonio e ancora via Allegra Cuore. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco. Il 27, 28, 29 aprile c'è la festa dei fiori del Carnevale di Acireale. Tra gli straordinari palazzi barocchi in fiore del centro storico di Acireale, sfilate di carri infiorati, bande musicali internazionali, bellissimi costumi in maschera, spettacoli, artisti di strada, animazione per bambini. Il tutto in una città vestita di fiori, con mercatini, mostre, eleganti installazioni, visite guidate. Festa dei fiori 2018, il 27, 28, 29 aprile. Vieni e tenta la fortuna con la lotteria del Carnevale di Acireale. Venerdì 27, dopo la sfilata di presentazione dei carri infiorati, concerto con l'orchestra HJO Jazz Orchestra, jazz, swing ed altro ancora. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia.
Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. AM Luce, accende la tua voglia di illuminare arredando. Vienici a trovare. Ti suggeriremo eleganti linee di illuminotecnica per qualsiasi ambiente, con tecnologia a LED dei migliori design. Guzzini, Bilux, Playled, Ideallux, Pan. AM Luce, materiale elettrico e per l'illuminazione di interni ed esterni dalle migliori firme come Ticino, Vimar, Ave, Jevis. Materiali per impianti di videosorveglianza, citofonia, videocitofonia, automazione Nice di cancelli, serrande, basculanti. AM Luce di Maurizio Arcidiacono. Nuovo showroom in via Veneto 3436 a Cireale. Da una grande esperienza, una nuovissima apertura per la tua luce. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, a Cicatena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad a Cicatena, in via Vittorio Emanuele 14-16. OVS Kids, mi piace! La Euroform promuove la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, finanziati dal Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020, per operatore socioassistenziale OSA o animatore servizi all'infanzia con qualifica professionale, tecnico di produzione fotografica con rilascio specializzazione. I corsi sono destinati a persone in età lavorativa, disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia. Ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70% dei corsi in aula o stage, verrà riconosciuta una indennità di 5 euro al giorno. Euroform, via Martinez 5, a Cireale. Per info 095 80 0026 o euroformacireale.it. Questione rifiuti a Santa Tecla. Il consigliere comunale Lorenzo Leotta interviene sul sito di trasferenza dei rifiuti per le frazioni a mare. Vediamo. Il consigliere comunale Lorenzo Leotta dà voce ai residenti della frazione marinara di Santa Tecla. Oggetto di discussione da parte di quest'ultimi è il sito di trasferenza dei rifiuti per le frazioni a mare, sito per l'appunto in via Fossa a Santa Tecla. In principio, lo ricordiamo, la trasferenza si è svolta in via Ragogna, poi per motivi sconosciuti, dopo diversi mesi, si è spostata in via Fossa. Una scelta poco oculata, a sentire il consigliere comunale Leotta, che ha deciso così di rivolgersi al commissario straordinario del comune di Acireale, il dottor Salvatore Scalia. L'obiettivo della richiesta protocollata da Leotta è proprio quello di trasferimento di tale sito a vantaggio dei residenti. Innanzitutto, si legge nel documento, un lavoro del genere non può essere svolto in pieno centro urbano, considerato che esso regga disagio a innumerevoli cittadini, disturbati ben prima dell'alba dai frastuoni dei rifiuti che vengono versati nel camion che staziona nel parcheggio di via Fossa. Altra importante motivazione è la rilevanza che il parcheggio riveste per la frazione, è infatti largamente utilizzato, specie nei mesi estivi, da residenti e villeggianti. A ciò va ad aggiungersi l'inevitabile conseguenza del cattivo odore, per usare un eufemismo, che ha caratterizzato il parcheggio negli ultimi tempi. Inoltre, il sito non è sfruttato soltanto per la sua funzione canonica, ma risulta essere identificato come area per camperisti in diverse guide ed è stato recentemente designato come area mercatale con deliberazione di Consiglio Comunale numero 14 del 14.02.2017. È chiaro che perpetuare il suo utilizzo come area trasferenza significherebbe dare un pessimo biglietto da visita della città a chi arriva in camper e comprometterebbe il buon esito del mercato rionale, dato che sarebbe impensabile per svariati motivi poter vendere generi alimentari e non mentre contestualmente avviene la trasferenza dei rifiuti. È un problema che non si può rimandare all'insediamento della nuova giunta, spiega infine Leotta. Mi affido al commissario affinché provveda ad una rapida soluzione.
Cominciato ad Acireale il posizionamento di una serie di contenitori atti ad accogliere le deiezioni canine. Uno di questi, dallo sgargiante colore verde, recante la dicitura «Luisito ama la pulizia», è stato installato in piazza Garibaldi, un punto strategico. Il contenitore, come vedete dalle immagini, ha un'altezza di circa mezzo metro e nella parte bassa dispone di una apertura per i sacchetti idonei alla raccolta appunto delle deiezioni. Si tratta di un progetto portato avanti dall'amministrazione uscente, dall'ex assessore Francesco Fichera, a fine di venire incontro alle esigenze di quanti hanno a cuore il decoro e la pulizia della città e delle frazioni acee. L'associazione Amici delle Missioni di Acireale, di ritorno dalla Guinea-Bissau, traccia un bilancio della recente esperienza vissuta in terra d'Africa. Non è l'associazione di ritorno ovviamente dalla Guinea-Bissau, ma i rappresentanti della stessa. Dopo il villaggio di Bula si punta alle necessità di altri luoghi nei dintorni. Vediamo. Associazione Amici delle Missioni di Acireale si fa il bilancio dell'attività svolta in terra d'Africa, precisamente in Guinea-Bissau, con Campobasso nel villaggio di Bula, il luogo dove oltre 20 anni fa il diacono Sebastiano Genco mise a dimora il seme della solidarietà, oggi divenuta una florida pianta con tante foglie. In 14 così hanno avuto modo per quasi un mese di rendersi utili per tante persone che ancora in quei luoghi vivono in condizioni di povertà, privi a volte pure del minimo indispensabile. Sembra ieri quando abbiamo iniziato così piano piano questa esperienza. Quest'anno eravamo in 14 volontari di svariati paesi qua vicino, di Acireale. E abbiamo fatto tante belle cose perché il nostro specifico è quello di andare a inaugurare pozzi, scuole e piccoli centri di salute. Però la cosa più bella è quella di incontrare loro, dare una speranza, che questa speranza non è forse, ma è certezza. Certezza che ogni anno diamo possibilità a loro di vivere meglio. E quindi è un ringraziamento che noi vogliamo fare a tante persone qui della CESI in modo particolare, perché ci aiutano a continuare questa opera. Praticamente facciamo sempre le stesse cose, pozze, scuole, centri di salute, solo che andiamo da villaggio in villaggio. E quindi con l'aiuto dei missionari, con l'aiuto anche del vescovo, Monsignor José, ecco che dai loro suggerimenti noi andiamo in questi posti dove appunto ancora sperano. Fra i componenti del gruppo presenti in questa tornata in Guinea-Bissau, Enzo Puglisi, che così a 10 anni dalla sua precedente esperienza ha avuto modo di osservare i cambiamenti avvenuti a Bula. Tante cose sono cambiate da 10 anni a questa parte, tante cose sono state realizzate. Stanno sicuramente un pochino bene perché, come la nostra associazione o altre realtà associative, cercano di fare quello che è il necessario, l'indispensabile, e vedere, farle stare bene con la realizzazione del pozzo o quella che è la realizzazione delle scuole, che è indispensabile per la loro crescita, perché crescere nella scuola è il futuro dell'Africa, e aver realizzato delle realtà sanitarie e farle nascere in una situazione di dignità veramente umana, è una possibilità sicuramente di nascere e possibilità anche di vivere, perché chiaramente nascendo con situazioni di realtà sanitarie più igieniche e sicuramente possibilità di vivere anche più, una maggiore percentuale di vivere in avanti chiaramente. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Due volte meglio. Fino al prossimo 5 maggio da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con solo 5 euro in più, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Due volte meglio. Come sempre da Tomarchio Ottica e Fotografia. Straordinario ed è anche semplicissimo. Infatti le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere per un tuo nuovo occhiale da sole o da vista con solo 5 euro. Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Regolamento interno al punto vendita. È arrivata, l'inzolata già lavata.
bella fresca e non sana, da Reidar. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Irma SRL, in esercizio provvisorio, su autorizzazione del Tribunale di Catania, continua l'attività come punto di accesso del gruppo Centro Servizi Medici. Irma SRL, in esercizio provvisorio, effettua in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale analisi di chimica clinica, microbiologia, ematologia, biologia molecolare e citogenetica, citologia, intolleranze alimentari, allergologia, tossicologia e medicina del lavoro. Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, sabato solo mattina dalle 7 alle 12. Irma SRL in esercizio provvisorio ad Acireale, in via Paolo Vasta 158C, per info 095 60 62 40. Email segreteriairmacsm@gmail.com. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 55%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi ad Acireale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. Festa dei fiori del Carnevale di Acireale. Fino alla Festa dei Fiori puoi partecipare alla Lotteria del Carnevale di Acireale. Acquista il biglietto, puoi vincere una Lancia Y1002, uno scooter Piaggio Liberty 150, una crociera per due persone. Lotteria del Carnevale di Acireale, costo 3 euro, in vendita presso rivendite di tabacchi, bar, ristoranti e nei point lungo il circuito. Regalati un sorriso. Da Intimamente Casa è primavera. Biancheria, idee arredo, pigiameria, corredi, intimo. Da marche come Gabel, Caleffi, dal colorato mondo Disney. In esclusiva la collezione Borbonese Casa. Intimamente Casa, biancheria di qualità rigorosamente made in Italy e tutto per la sposa. Siamo ad Acireale in via Paolo Vasta 24, di fronte alla posta centrale. Nuove collezioni di trapuntine, lenzuola, copriletti, asciugamani, tovaglie e tanto altro per la vostra casa. Seguiteci su Facebook. L'associazione culturale Vie Traverse racconta il carcere minorile con parole e immagini. Appuntamento sabato prossimo, Sala Pinella Musmeci, Villa Belvedere ad Acireale. Tiziana Danna nell'occasione presenterà il libro Così vicino alla felicità, racconti dal carcere. Vediamo. Attraverso parole e immagini. Così i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Acireale hanno deciso di raccontare le loro giornate e i loro pensieri alla comunità. Lo faranno questo sabato a partire dalle 18.30 grazie all'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Vie Traverse nella Sala Pinella Musmeci di Villa Belvedere di Acireale. Liberi dentro, racconti dal carcere minorile di Acireale è il nome dato all'iniziativa, volta a ricordare che ci sono uomini e donne di ogni età che hanno commesso degli errori ma che stanno saldando un debito con la società e con la loro coscienza. L'evento dal titolo Liberi dentro, parleremo di carcere, una tematica spesso della quale ci dimentichiamo e che la città affronta poco, e dimentichiamo spesso appunto che ci sono donne e uomini che stanno scontando una pena per aver commesso sicuramente degli errori, ma che ritorneranno a vivere con noi in società e che stanno affrontando un percorso di recupero. Ma noi di questa realtà effettivamente spesso non ne conosciamo nulla e forse sono tanti i pregiudizi anche che ci portiamo dietro attorno a queste persone. Il carcere non deve essere un luogo lontano, ai margini della società, come vuole ricordare l'evento, ma un luogo da riconoscere e comprendere. All'interno dell'Istituto Penale Minorile di Acireale, infatti, vengono realizzati diversi laboratori e diverse attività che aiutano i detenuti a prendere coscienza di quelli che sono
di quella che è stata la loro esperienza passata e di cosa vorranno essere in futuro. Laboratori di scrittura, di cucina, di fotografia, tutte attività quindi che li mettono, che li stimolano e che li fanno riflettere appunto sulla loro esperienza e sulla loro vita. I detenuti dell'IPM di Acireale parteciperanno attivamente e saranno protagonisti dell'evento, raccontando le loro storie, mostreranno al pubblico presente un video rap realizzato all'interno dell'istituto penitenziario. I detenuti saranno accompagnati sabato dalla direttrice dell'istituto Carmela Leo e dall'educatore Girolamo Monaco. Per l'occasione, la Cese e Tina Danna presenterà il libro Così vicino alla felicità, racconti dal carcere, che comprende il racconto scritto dai detenuti dell'IPM a Cese, finalista del premio nazionale Goliarda Sapienza. Sull'esigenza di facilitare l'accessibilità agli uffici comunali di Via degli Ulivi ad Acireale interviene il portavoce di Potere al Popolo di Acireale, Loredana Greco. Non abbiamo potuto fare a meno di osservare, scrive anche in seguito alle segnalazioni di diversi cittadini, come con l'introduzione dei pass per l'accesso agli uffici comunali la situazione si sia oggettivamente complicata. Sia chiaro, non abbiamo nulla in contrario all'introduzione dei pass, ma come abbiamo osservato si crea una calca prima fuori degli uffici e successivamente all'ingresso. Si rende quindi necessario individuare delle misure che garantiscano la certezza della fila anche rispetto agli uffici cui i cittadini debbono accedere. Da qui la richiesta di idonei mezzi, elimina code manuali o automatici diversificativi, come ad esempio quelli adottati dalle poste, in modo da evitare la calca ed avere garanzia dell'ordine di accesso agli uffici comunali di Via degli Ulivi ad Acireale. Questo pomeriggio dalle 17 alle 19.30 nei locali della parrocchia Santi Cosma e Damiano ad Acireale si svolgerà l'incontro formativo sulla catechesi alle persone disabili sul tema ciò che le nostre mani hanno toccato e i nostri occhi hanno veduto. Una parola per tutti. Relaziona Suor Veronica Donatello, responsabile nazionale del settore catechesi alle persone disabili dell'UCN. E adesso invece parliamo di successi, di piccoli campioni di casa nostra. Il Dinamita Gym porta a casa i veri campioni italiani di Muay Thai. Parliamo di Mario Fraschini e Tony La Rosa. I due atleti si sono messi in luce a Roma lo scorso fine settimana nel palazzetto di Monte Rotondo, che ha ospitato ben 1500 atleti provenienti da tutta Italia. I due hanno disputato diversi combattimenti, aggiudicandosi alla fine il titolo di campione italiano in tre categorie diverse. È stata un'esperienza molto bella, non solo per le vittorie, ma per la prestazione degli atleti, non dimenticando che La Rosa, ad esempio, ha appena 16 anni. I prossimi appuntamenti saranno quello del Naxos Fight di Giardini Naxos il 17 giugno, dove il team di Luca Caponetto, autentica fabbrica di campioni, sarà rappresentata da tanti piccoli campioni, in primis Tony La Rosa e appunto Mario Fraschini. E adesso andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento nel pomeriggio delle nubi e possibilità di isolati rovesci. Temperature minime stazionarie, massime in aumento, venti deboli, mari poco mossi. Ed è tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani alle 13.40, arrivederci. We'll be right back.